hai rovinato il tanno. Aspetta che qui ci siamo partiti. Sì, no, il palco non era così, non c'era la moquette bella, quindi due belle abrasioni me le sono fatte. Io ho... Stiamo registrando adesso? Come? Stiamo registrando? Sì, ho mandato la registrazione. Allora, è sputo la gomma, non potevo andare in giro con la gomma. No, dico, scusate, c'ho sull'altro schermo Leo che c'ha la pesata tra poco e stiamo... No, cioè siamo al limite di peso, quindi sto giusto monitorando proprio i pasti e tutto il resto. Bellissimo anche Leo, complimenti. Sì, sì, molto bene con Leo. Abbiamo fatto un off-season in cui abbiamo puntato sulle gambe perché le aveva indietro e sono letteralmente esplosi i quadricipiti. Proprio l'abbiamo visto soprattutto quando ha iniziato a scendere, a cattare, perché poi poco prima del cut ha avuto una piccola interruzione per la spalla, quindi si è un attimo rilassato, e poi quando abbiamo iniziato la prep ha fatto proprio un growing into prep atomico. Infatti abbiamo perso forse 2 chili rispetto all'off season. Lui, perché ha guadagnato il peso con le cosce? Sì. Ho capito. Ha perso grasso e guadagnato peso con le cosce. Sì, sì, ha fatto un growing into prep. Poi, per carità, lui stava abbastanza asciutto pure in off season. Non è che partiva, non è che partiva di chissà che condizione, però bene, bene, si è riempito. Ora, ieri stava a 99, e c'è il limite a 90. Però insomma gli ho detto guarda vai tranquillo, tanto l'acqua da perdere ce l'hai, quindi non ti preoccupare. Infatti stamattina stava a 89,8, adesso sta a 89,4, quindi sta continuando a scendere. Lo sto iniziando a far mangiare un pochetto, visto che siamo in prossimità adesso della pesata, e vediamo domani l'uscita. È sempre un incubo entrare nel peso. Sì, quando stai proprio là è complicato. Lui per fortuna, gliel'ho detto, cioè tu sei comunque un under 90, cioè non ti devo massacrare, no? Quindi anche di acqua e sale, sta continuando a bere, a prendere sale, niente di estremo, abbiamo giusto fatto un piccolo tapering. Però ecco, quando c'è gli atleti che invece stanno in condizione a 91 kg e devi farli rientrare sotto i 90, là purtroppo proprio il segno della croce, devi un attimo aggiustarti il tutto per farli arrivare molto sofferenti alla pesata e poi avere il tempo però di recuperarli. Bravo. E se esageri poi per farli arrivare in pesata non li recuperi più, non fai in tempo, quindi... L'ho fatto io per anni e ti lascio immaginare la gioia di andarmi a pesare con le scarpe quest'anno. Perché tanto avevo 4-5 kg sopra di marzo. Scarpe mutande, perché... Ero proprio vestito, ho detto tanto guarda, ho 5 kg sopra, 5 kg sotto, vai tranquillo. Sì, no, è un incubo entrare nel peso proprio l'ultimo minuto, ma per tutti, sia per il coach che non sa cosa darti da mangiare, che poi sei lì e mangia le gallette perché sono asciutte e non fanno peso, cioè cerchi di fare gli scamotage, perché... Ho detto guarda, se ti pesano adesso alle 4, quindi italiane, quindi tra 20 minuti, perché parte la pesata, se ti pesano subito, ok, se vedi che c'è la fila, mando un netto. Sì, ti sentiamo ma non ti vediamo. Bello. È arrivato il boss? Bene, allora. Sì, è arrivato il boss. È arrivato il boss. Lode. E quindi gli ho detto, se vedi che va lunga, mangiati intanto un etto di gallette, tanto stai a 89 e 4 e 3, è sceso forse a 3, quindi ho detto, ti prendi un etto. Sì, perché sennò poi si svuotano da stress poi. Sì, esatto, quindi sto cercando. Stiamo già registrando? Sì, io sto in registrazione. Okay. Poi se devi dire cose, dimmele che le taglio, devi dire cose che non si possono dire. Volevo... No, va bene, così. Non riesco... Non riesco a mettere il video. Se devi dirmi cose, dille su WhatsApp sul gruppo, così vediamo tutti. No, ci sarebbe... No. Qual è il topic di oggi? Io intanto faccio la voce fuori campo oggi, ragazzi. Sei come quelli della Jalapas Band. Sei come quelli della Jalapas Band, hai visto? Come stai, Andrea? Bene, tutto sommato bene, insomma, ginocchia a parte. L'allenamento perlomeno dall'ombelico in su procede. sempre spostato a destra e a sinistra, adesso ultimamente sto un po' di più a Cardiff e vediamo come va per il futuro. Poi faccio un boomerang io. Con Fede che non c'è. Okay. Io, ragazzi, non so che cosa fare, sono sincero. Ma perché non ti così connette? Non c'ho idea. Prova a uscire e rientrare. Ha uscito, okay. Uscito. Vediamo. Allora, Albe, partiamo dal discorso dei ramificati che volevamo fare. Ah, partiamo forte? Va bene.
Allora, io no, sì, volevo dire questa cosa, lo annuncio. Perdonami, Ludovico, ma cominciare il podcast così, andando direttamente a Alberto, è come dire, Alberto, prendi queste. Vai. Ecco due granate, due, vai. Sì, no, l'avrei tenuto per dopo, però se volete partiamo da lì. Sì, perché... perfetto. Fede, e ormai le granate le ha sganciate, ormai le devi prendere. No, allora volevamo fare questa serie in cui sostanzialmente a ogni podcast Albe prende un integratore e se ne parla e fa, insomma, ci spiega un po'. E ne discutiamo insieme poi, dai, esatto, perché è bello questo. Discutiamo insieme. Dai, Fede non riesce proprio. Non pervenuto. Vediamo. Prova con cellulare, Fede. Ok, aspetta. Pensavate, qual era il problema? Qual era il problema? È che sono un po' buggato col computer. Non sono molto capace col computer, quindi come si muove qualcosa, un setup. Okay. Appena muovo un setup o qualcosa, non so capace di rimettere le cose come stavano prima. Quindi sono indiscutibilmente quello con lo sfondo più bello fra tutti quanti, con tutta quanta la roba di mia figlia. Direi di sì. Sento gli estrogeni crescere solo a guardarlo, sto sfondo. Prima, perché ne parlavamo anche con Fede, quindi magari ne parliamo adesso, mi chiedevate della prep di Lore, visto che non c'è, quindi noi facciamo che parliamo delle persone che non ci sono. Partiamo con la prep di Lore, dai, per il BCA. No, abbiamo tempo. Allora, va molto molto bene, nel senso che a vederlo è veramente bello, nel senso che rispetto alle gare precedenti siamo riusciti a mettere molta massa in alcuni distretti che ci permettono di essere molto belli in tante pose, tipo la front lat spread era una posa in cui lui non era tanto bello, invece adesso è veramente molto molto bello e molto molto equilibrato. E a livello di gestione della prep veramente stiamo scendendo una favola, l'alimentazione abbiamo toccata veramente poco, siamo quasi in crociera e continua a migliorare a livello di recomp, tant'è che abbiamo deciso di anticipare. Quindi adesso farà Bari per farsi il regional e poi andiamo a fare l'Olimpia in Romania. E là cerchiamo di beccarci la prima pro card. Quindi, Romania è un bel territorio per bodybuilding. Sì, decisamente. E ce l'abbiamo a metà agosto, dal 19 al 21. Quindi ecco, andiamo e vediamo di fare il meglio. Però adesso l'idea è quella di scendere, iniziare a testare qualche refeed, qualche ricarica per vedere un attimo come risponde. Però ci siamo, sono molto contento. A livello di BF è già da palco, però lui arriva molto molto condizionato, cioè abbiamo questo potenziale. C'è una domanda per te a proposito. Vai. No, finisci il discorso, te la faccio dopo. Solo quello che voglio fare è farlo arrivare molto condizionato, ma non troppo depletato, perché lui mi ha detto, visivamente non sono mai stato vuoto, però non ho mai avuto pump sul palco, cioè un vero pump, quello proprio estremo. Quindi quello è quello che voglio ricercare un po' di più, cioè cercare di farlo arrivare sempre con la sua condizione, però molto più esplosivo. Infatti la foto che vi ho mandato, che è il confronto dei due front lat spread, quello a 2 settimane dalla gara con BF bassissimo e quello di adesso, quello a 2 settimane dalla gara, paradossalmente l'upper sembra molto più indietro perché non è esplosivo, è proprio smooth. vuoto, esatto, quindi dobbiamo riuscire a mantenere quella pienezza, però insomma ci siamo, quindi sono fiducioso. Lui come lo vedi? Lui lo vedo bene, cioè a livello proprio di... Allora, io stando in una palestra con tanti professionisti, ti dico che lui sarebbe competitivo nei 2.12 come professionista. E competitivo, che non vuol dire che va e vince, ma che va e non sembra uno scappato di casa, cioè è competitivo. Quindi è assolutamente un atleta che, da un punto di vista meritocratico, dovrebbe prendersi la Procard e gareggiare nel circuito professionistico. Poi, in un'ottica professionistica, abbiamo del lavoro da fare. Abbiamo da soprattutto lavorare molto sulle braccia e sull'upper back, però già così è competitivo e lui è molto bello. Poi con la sua altezza non sacrifica niente a 212, può arrivare veramente bello pieno. Noi adesso stiamo proprio sui 90 e mezzo, 91, e stiamo ancora abbastanza lontani, quindi a rientrare negli under 90 ci mettiamo relativamente poco. Ti voglio chiedere una cosa su questo qua. Vai. Ti ricordi quando hai fatto il podcast con tuo ora? Lui stesso ha detto che
con un certo tipo di alimentazione, un certo tipo di allenamento, che poi alla fine rientra molto col tuo, il valore dei micronutrienti e così via. Cambia il muscolo, ma non necessariamente il peso. Hai, sì. E lui ormai è più da un anno che tu stai seguendo in questa maniera, no? Hai già cominciato a vedere un po' le differenze. In noi questa... abbiamo fatto un off-season, però poi è arrivato il lockdown, e quindi abbiamo fatto una mezza off-season, diversi mesi. Ok. Dal lockdown è stato un po' traballante, quindi abbiamo interrotto con l'idea di riprendere poi dopo quando si sistemavano le cose, e abbiamo ricominciato adesso a settembre, quindi abbiamo fatto un off season e la prep. Il peso più o meno, no, il peso in off season è salito parecchio, parecchio, perché è arrivato con la BF che aveva nelle solite off season, no, ha detto forse un filo più asciutto, è arrivato a diversi chili sopra, comunque ha superato i 100 chili, quindi il peso, cioè abbiamo veramente spinto tanto, tanto. Quindi no, in questo caso non è stato, però ecco, io credo che il peso gara sarà sempre quello. Però con tutto altro aspetto. Sì. Conferma il discorso allora. Sì, l'idea è quella. Sì, però è tipico, l'ho visto con tanti atleti, anche natural, non solo in acid. Anno dopo anno magari pesi molto simile, fai uno season dove ti appesantisci di più, ritorni al peso gara e sei diverso. Sì. Potrebbero essere i volumi, la densità, cioè vedi una persona diversa, però, ma anche misurato in impedenze, eccetera, lo strumento ti dice che è la stessa roba, però te lo guardi e dici questo non è uguale. È proprio diverso. Dopo un off-season lo spinta comunque. Un off-season ben fatta più che un off-season spinto, una vera off-season, cioè dove ti sei fatto l'anno, sei nove mesi, off-season qualitativo. Sì, questa è stata la cosa su cui con Albe, con Lore abbiamo lavorato veramente tanto, cioè maniacali in off-season, veramente maniacali, perché comunque è un concetto che lui non aveva mai veramente affrontato con gli altri preparatori, nel senso che era un po' l'off-season, vabbè dai, off-season, rilassati. Grosso modo, e invece adesso, essendo proprio maniacali e spingendo tanto, io poi sono dell'idea che più si va avanti, più guadagni massa, più le off-season devono essere meno spinte da un punto di vista di BF, ma semplicemente per il fatto che la mole di cibo che dovresti mangiare per arrivare a certe BF e cioè, ti fa star veramente male, rischi tanto la salute, però finché non arrivi a certi livelli di massa muscolare, io sono molto per off-season spinte. Ludo, una domanda sempre sulla prep dell'Ore. Come avete gestito il cardio off-season e pre-contest? Perché mi ricordo che nel passato non lo facevo, ne facevo veramente pochissimo. Allora, off-season gli ho fatto fare un condizionamento HIIT per un periodo, e poi abbiamo shiftato sul LIS, però molto blando, e l'ultimo periodo abbiamo scaricato del tutto, anche perché lui mi ha fatto l'ultimo periodo in cui ha scaricato abbastanza, stava quasi in overreaching, poi abbiamo ripreso, si è preso il COVID, comunque è stato male. Sì, mi ricordo che c'era stato. Esatto, quindi ci siamo interrotti, per cui forse il mese e mezzo prima dell'inizio della prep non gli ho toccato il cardio. E cioè gliel'ho tolto proprio del tutto, anche per avere più margine di recupero e farlo stare tranquillo. La cosa che gli ho detto è gli ho fatto fare l'ultimo mesociclo di lavoro prima della prep, che poi si è interrotto appunto perché è stato male, però molto semplice in sala, cioè proprio pochissimo volume, intensità, solo il cedimento tecnico, cioè una cosa super super easy, per cercare di sfruttare una bella spinta in prep e appunto fare quello che abbiamo fatto, cioè il concetto del growing into prep, perché è proprio cambiato, ha iniziato a prendere molto volume e tutto, e pure lui non è sceso tanto di peso, abbiamo iniziato forse a 95 kg, sta a 91 e mezzo, 90 e mezzo adesso, con diverse settimane di prep ormai. E invece il cardio non gliel'ho messo all'inizio, gliel'ho inserito a un certo punto però come parte delle sessioni gambe, e poi mi si sta affaticando un pelo troppo, quindi l'abbiamo tolto e l'abbiamo lasciato adesso soltanto nei giorni off. Mi fa un po' di cardio, mobility, va, fa posing, mi manda i check e lo teniamo così per ora. Non voglio spingere troppo, perché di nuovo lui quando estremizza la condizione poi si svuota e non ha troppo bisogno di, cioè la mole calorica è anche abbastanza alta per ora, quindi sicuramente ci giocherò, però per ora andiamo per step. Yes. Però sì,
Ma quindi qual è l'argomento di oggi per il podcast? Non lo so, sei tu il direttore di solito. Cioè, abbiamo... Fede, come va? Giornata dopo giornata vivo. No, sono un pochino stanco in questo momento, soprattutto perché al lavoro sto cominciando un attimino a ingranare ancora di più. Quindi lavoro praticamente un sacco di ore. La preparazione come va? La? La preparazione. Sì, nel senso è stancante. Già sei stanco? Ma chi è quello stronzo del tuo coach? Già sei stanco? Non lo so. ma il bello arriva tra poco, il bello. È ancora presto. Ancora presto. Allora, io ho messo il sondaggio su Instagram per avere qualche domanda che può essere interessante. Ok, una domanda secondo me molto interessante perché me l'hanno chiesta per vie traverse molto spesso, perché mi sembra che io in un video ho parlato di inserzioni favorevoli, forse nell'ultimo video su YouTube, non mi ricordo perché io molti video li registro un sacco prima e mi scordo di pubblicarli, quindi. Come capire se si è portati per il bodybuilding o per il PL geneticamente parlando? Come in qualsiasi altra disciplina. La velocità e il rapporto tra punto di partenza e punto di arrivo in un determinato lasso di tempo rispetto ai tuoi peer. Sì. Non sta scritto da nessuna parte che prendi uno per strada che è di 2 metri ed è bravo nel basket. Esatto. Sta scritto invece che uno che è alto 2 metri gioca a basket con altri 2 metri allo stesso tasso di tempo, nello stesso lasso di tempo, migliora, è più portato di altri. Io ci metterei anche No, diciamo, non c'è relazione tra la forza di un braccio di 40 centimetri e un braccio di 30, a priori. C'è relazione tra quanto il braccio di 30 diventa più forte se arriva a 35 e quanto il braccio di 40 diventa più forte se arriva a 45. E l'unica cosa che fa la differenza è la quantità di risultati e miglioramenti in un determinato lasso di tempo. Le persone che ancora giudicano in base alla struttura di partenza hanno una visione abbastanza riduzionistica della cosa, secondo me. Con alcune differenze, naturalmente, con alcune eccezioni, ovviamente, secondo questo. Poi io sono quello più, tra virgolette, empirico, più che dal punto di vista delle nozioni. Io direi anche, cioè, che ti piace fa? Ti piace fa PL o ti piace fa bodybuilding? No, loro, io credo che... è abbastanza importante come cosa. Ma anche se tu c'hai un'intenzione favorevole per fare bodybuilder, ma non ti piace fa bodybuilding? Aspetta, scusa, perché io non ho capito se lui intende... Sei portato per il bodybuilding o per il PL, nel senso devi scegliere tra bodybuilding o PL, oppure sei portato per il bodybuilding, oppure sei portato per il PL, cioè nel senso distinguere i due discorsi. Ma lui non è che ha messo tutte e due a mo' di esempio, semplicemente. E non parlando specificatamente dell'uno o dell'altro. Cioè, nel senso, è un confronto per decidere se fare PL o bodybuilding, o è un discorso riferito a voglio fare bodybuilding A, voglio fare PL A? Io così l'avevo intreso. Diamo entrambe le risposte, dai. Intanto, chiunque tu esso sia, hai fatto un gran casino. Un gran casino. Però vorrei solo far presente. Facciamo presente a chi ci ascolta che Ludovico e Fede sono post-workout, quindi sono fritti, cioè non connettono. Quindi se li vedete un po' spompi perché in realtà hanno appena spinto. Dai, vi do io una risposta pseudotecnica, però ha detto molto bene Andrea. Stiamo sul come si capisce se uno è portato o no. C'è una piccola parte che può essere, tra virgolette, misurata, no? Quindi c'è l'atleta di bodybuilding, guardi la struttura, il rapporto vita-spalle, cioè lo vedi, no? Anche proprio in sezione di muscoli, di ventri muscolari, li vedi già uno prima che si alleni. Il grasso corporeo, ti si presenta un ragazzetto che però c'ha l'addome squartato, cioè hai un minimo di indicazioni. Poi però vale quel gioco lì, cioè da quando fa le cose seriamente, in X tempo quanto migliora, e già lì vedi se uno esplode, non esplode, se il muscolo si gonfia, se il muscolo non diventa grosso. Stessa cosa nel PL, puoi misurare le leve e allora vai a vedere il rapporto femore, tibia, bla bla bla, bla. Che gli hai messo a posto la tecnica, vedi che uno c'è uno sticking dove si blocca e uno invece passa via veloce. E dopo invece da lì diventa anche in questo caso qui il discorso di quanti chili ti mette in X tempo, quindi cioè per carità. Forse proprio misurabile sul PL per assurdo, perché se vedi gli stick che passano tenderà sempre a crescere. Mi permetto di aggiungere a Alberto, mi trovo anche di difficoltà a parlare dopo Alberto, perché qua c'è... maestro all'azione, io risulterei. Però quello che dice lui, il fatto che diventa ancora più possibile nel powerlifting che non nel bodybuilding, è assolutamente vero. Tant'è
che ai tempi della, della Russia comunista, quando era l'impero sovietico, facevano gli scrutini a livello di tutto quanto il territorio nazionale e internazionale, quindi andavano anche oltre i confini russi per entrare in tutto il resto di quello che era la zona buffer sovietica, per prendere le leve, le misure, altezza e tutti i rapporti che avevano creato nel corso dei decenni di studio nella scuola russa, delle leve dei bambini, spalle, altezza, bacino, femore, tibia, così via, per determinare quali sarebbero stati più adeguati a quale disciplina, tra cui il sollevamento pesi. Quindi, come dice giustamente Alberto, delle discipline come il powerlifting e il sollevamento pesi, la struttura di base probabilmente dà più valore per il risultato finale che non nel bodybuilding. Però secondo cioè, me, ragazzi, cioè, dal punto o perlomeno è più misurabile, dai. È più misurabile, è assolutamente più misurabile. Però secondo me da una base variante... di partenza più scientifica in qualche maniera. Però secondo me qua c'è una variante che stiamo un pochino lasciando da parte, che è quella della perseveranza. Comunque stiamo parlando di due sport che vanno avanti, cioè che comunque ci vuole molto tempo per vedere se si hanno dei risultati. No, ho paura di no, Federico. No, ho paura di no. Chi esplode, no, non è che dico, c'è la storia della disciplina che parla. Chi esplode nella disciplina, esplode subito. Sì, però se parliamo fra scalzacani, giustissimo, sì, in 20 anni. Se parliamo di chi è bravo, in tutte le discipline, chi è bravo viene fuori subito. Così nel bodybuilding. Sì, però comunque, nel senso, se la domanda gliel'è fatta da questo ragazzo, no? Che lui, prima cosa, penso che se fosse stato un talento genetico, comunque avrebbe già deciso se fare bodybuilding o PL. Non necessariamente, dipende dall'ambiente in cui vivi. Se intorno a te nessuno si interessa di una cosa, tu puoi anche essere un talento, ma tu non sai di essere un talento. Ok, però comunque secondo me dal punto di vista che se vogliamo parlare diciamo alla popolazione un po' generale, cioè se vogliamo fare un discorso un po' più generale, quello della perseveranza, secondo me dovrebbe essere messo cioè dovrebbe essere preso in considerazione. Perché comunque sì, diciamo... se anche tu non sei comunque portato per uno sport, essere perseveranti, se questa cosa ti piace veramente farla, andare avanti con il tempo ti farà comunque imparare delle skills, comunque diventare sempre più bravo e magari il risultato che una persona talentuosa raggiunge in 1 o 2 anni, te lo raggiungi in 10, però comunque lo raggiungi. Sì, allora diciamo che questo significa che non sei portato, quindi, per tornare alla domanda. Sì, il discorso è proprio quello l'essere portato, poi indipendentemente dai risultati, infatti la cosa che si dice è magari io non sono, poi anche là sono sfumature, non è che ti guardo e dico no, tu sì, tu no, tu sì, cioè ci sono dei no totali, ci sono quelli che dici guarda, non è la miglior struttura, però qualcosa puoi fare, ci sono quelli che dici c'è una bella struttura, se ti impegni fai, e ci sono quelli che li guardi e dici prendi 2 manubri da 2 kg, fai un po' di pump e sali su un palco, cioè... Fatti, no? Però logicamente in tutto questo poi effettivamente devi lavorare, per cui c'è il discorso che molti, no? Il duro lavoro batte la genetica, cioè molti atleti che si impegnano tanto riescono a portare migliori risultati rispetto ad atleti magari più avvantaggiati che però la prendono un po' sotto campo. All'esempio è il periodo di Yates, Dorian, diciamo, ovviamente si parla sempre dell'elite, però era geneticamente un po' meno favorevole rispetto a tanti altri competitor, eppure ha vinto e vinceva perché c'aveva un modo di approcciarsi, una dedizione al lavoro e tutto il resto. Segue il discorso, Andrea, che secondo me molte volte, no, le persone si fanno veramente abbattere da quello che gli altri dicono, nel senso, io ti dico che tu non sei portato geneticamente e allora completamente abbandoni qualcosa che magari ti piace fare solamente perché qualcuno ti ha detto che tu non sei portato ma magari non sei portato geneticamente dal punto di vista muscolare, però magari sei portato geneticamente dal punto di vista mentale. Magari tu, se ti piace veramente arrivare alla pro card, magari non sei geneticamente portato per prendere magari la pro card come la prenderebbe qualcuno che è fatto apposta per questo sport, ma questo non vuol dire che comunque non ce la farai a prenderlo un giorno. Ti dico allora perché io interpreto la cosa in maniera diversa, perché per me la predisposizione mentale è una caratteristica totalmente genetica come le inserzioni muscolari. Certo, ah ok, sì, però io non ho mai creduto al discorso che se vuoi puoi e basta, occorre una certa capacità genetica, non semplicemente forza di volontà
per portare una dieta per 20 settimane. Non è d'accordo. Ma siccome per me rientra nel discorso della genetica, quindi della predisposizione, lo faccio rientrare nella risposta in quel senso, ecco perché. Penso che questa sia la grossa differenza. Tra come questo è un grandissimo punto, per esempio, perché più di una volta mi è successo di parlare con qualcuno che gli diceva sì, ma la genetica la intendevano solamente come dal punto di vista fisico. Cioè, magari. Genetica è solamente la fisicità. No, è anche la mentalità che uno c'ha. Penso di sì. Sì, naturalmente dopo alcune esperienze di vita la modifica. Prego, Alberto, scusa. No, perdonate, finito. No, finito. Prego. No, è anche quello un po' si costruisce. Do la risposta che da Tim Grover, di cui vi ho anche alcuni di voi parlato in privato, no? Che era l'allenatore privato di Michael Jordan, Kobe Bryant e altri, che adesso fondamentalmente è più un mind coaching anche proprio di imprenditori, di... lui dice una cosa carina, vi sarà successa come allenatore, a me succede spesso, c'è quello che arriva e dice dimmi cosa fare, sono pronto a tutto, poi tu gli chiedi quanto è il tuo tutto e capisci che questo non ci arriva al tuo tutto, no? Cioè finché non glielo chiedi lui non sa cosa vuol dire tutto, che può essere devi fare cardio anche al mattino, ma non, come faccio? Ti svegli un'ora prima e non sa che, dice io mi sveglio già presto, che ora ti svegli alle 6, ma ti puoi svegliare alle 5, cioè hai un orizzonte che è molto più ampio, questo per i pasti, quanto devi mangiare, quanto quindi questa è veramente una skill. Io ho atleti anche veramente poco dotati che veramente le nostre chat, uno era Rimini con me, Fabiano, eccetera, che saluto, le chat sono, io gli dico cosa fare, lui dice ok, punto, finito, indipendentemente. E sta sicuro che se un giorno non ci riesce, 3 giorni dopo ho trovato il modo di frullare il cibo, di cambiare la pressa, di avrà costruito un attrezzo diverso, cioè qualcosa ha fatto. 2 giorni dopo ti ha risolto il problema. E geneticamente è veramente uno schifo dal punto di vista fisico, però siamo arrivati in forma, tirati, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, e lui mentalmente è un campione. Lui non si ferma mai, infatti io scherzo dicendo che non schiaccia sassi. Ho tantissimi atleti portati che non finiscono le preparazioni. L'anno scorso 2 o 3 molto portate, abbiamo fatto una simulazione di preparazione, dopo 12 settimane ha mollato. Una simulazione. 12 settimane, quanto cerchi di farla durare la preparazione? Cioè, tu li vuoi portare, spingi prima per rallentare dopo? Sì, ne ho parlato l'altra volta, diciamo che il periodo più brutto tra l'8ª e la 4ª settimana, weeks out intendo. Diciamo che... No, dico io anche dalla 10ª inizio a picchiare proprio forte. Sì, poi dipende dalla condizione, sì, sono dietro avanti. No, però... sei anche d'accordo. Comunque, d'accordo. Entrambi siete d'accordo sul spingere subito quando il corpo è più in salute e poi rifarlo recuperare così arriva più... A metà. Io personalmente inizio, vedo la risposta, perché io li divido in 2 grandi categorie, che sono logicamente delle macro categorie. Ci sono i diesel e i benzina. I benzina sono, nel mio caso, tipo Stefano Massidda. Stefano, ho abbassato un filo, siamo scesi leggermente i calorie. La BF è scesa subito. Poi da là siamo dovuti scendere parecchio, è stato un po' più lento, cioè più progressivo, però partono subito scattosi. Il diesel, per esempio io sono un diesel, io parto che non vedi granché, allora insisti, continui, a un certo punto di botto in grano e inizio a scendere a picco. Ed è là dove un po' devo iniziare a tirare il paracadute, perché logicamente con tutto lo stress accumulato inizio a droppare tantissimo. Quindi diciamo, devi iniziare a cercare di capire nelle prime settimane com'è l'atleta. Quindi sulla benzina vedi che inizia a dropparti le prime settimane, hai margine, e poi forse all'8ª settimana inizia a picchiare un po' più duro, e poi risali anche, tra virgolette, all'ultimo, in base a quando arriva, eccetera. Quindi magari 3 settimane out, inizi a risalire, inizi a mettere dei rifiuti, eccetera. Poi molto soggettivo, questo è tutto a grandi linee. Sul diesel io invece mi trovo a, quando vedo che stanno proprio in stallo, eccetera, a picchiare duro, ma molto duro, anche da molto prima, però mi fermo molto prima, perché cosa succede? Che picchi duro, e magari alla 6ª settimana inizi a scendere. E quando scendono, quando si sblocca il peso... e inizia a essere una caduta libera, quindi devi essere molto bravo a non logicamente resettare tutto e tornare in normo, però iniziare a, io faccio la differenza, faccio l'esempio del rover quando atterra su Marte, che loro hanno una parte di paracadute, poi il paracadute si sgancia e l'ultima parte ci sono i razzi che arrivano, più o meno deve essere una gestione del genere, cioè
ti faccio scendere con un paracadute, quindi lentamente, gradualmente, poi alla fine ti lascio un piccolo tratto in caduta libera e me la gioco poi dei razzi, con delle ricariche, dei refeed, una reverse o quel che è, per farti arrivare un po' più dolce in preparazione. Però sì, diciamo la distinzione è quello, ma ci deve essere un periodo in mezzo, questo è una cosa che... ci deve essere un periodo in cui si picchia veramente forte. Cioè, purtroppo la preparazione gara non è una cosa salutare, non è una cosa sana, non è una cosa che è indolore. Cioè, quando, cioè, se tu non senti dolore al 6% di BF, vuol dire che potevi arrivare tranquillamente al 3%. Cioè, se tu non senti fatica, se non ti pesa la preparazione, vuol dire che potevi arrivare ancora... cioè, la tua genetica ti può permettere di arrivare ancora più in condizione. Quindi io sono sempre dell'idea dello spingere l'atleta finché il gioco vale la candela. Che può essere che al 5%, 6% devo stare morbido e lo lasciamo là, ma se posso io scendo picchio duro. In pratica si deve passare per quel periodo lungo o breve dove ti trascini le gambe. Cioè, è la sensazione più facile da descrivere, che ti trascini le gambe, dove veramente ogni passo non lo vorresti fare. E lì ci devi passare. Ecco, un'altra piccola cosa su quanto dura è poi se è una gara singolo, se poi c'è un... quindi c'è anche un po'... Perché per esempio io sono arrivato lungo con alcuni miei atleti che siamo partiti in tempo... sono arrivati pronti un pochino troppo prima, anche già Giacomo che poi portò giù a Rimini, e abbiamo fatto il picco di forma l'ultima gara con una mezza magia, perché in realtà anche Rimini è arrivato molto stanco, c'è stato proprio un surplus di stress, e fondamentalmente lui era in forma inizio maggio, ma ha gareggiato dal 20 in poi. È diventata lunga, cioè già a Rimini siamo arrivati con veramente il cortisolo da stress in giro. Infatti poi l'ho rimesso in forma facendo riposare, giocando con acqua e sale, con calorie fondamentalmente. Per cui c'è anche un po' questo gioco qua, che spesso si calcola magari sulla prima gara, ma poi se si aggiunge una gara o si cambia il programma diventa lunga, perché poi sopra le 12-16 settimane diventano cazzi. Cioè quando inizi ad andare a 20 settimane che sei lì in tiro, poi sono cazzi, soprattutto se l'atleta è già pronto. Concordo. E te, Lori, come gestisci tante gare, quando trovi tante gare all'atleta? Si è impallato? Mi si sente? No, aspetta, abbiamo perso Ludo, mi sa. No, cioè. Ci sei, Lu? Sì, mi sono impallato io. Sì. No, è che hai detto Lori, quindi nessuno sapeva come rispondere. Oggi sono Albe, dicevo, come gestisci... Cosa avete fatto in palestra oggi? Io bullo. No, vabbè, diciamo che l'idea è, penso, quella che fa qualsiasi coach. Quindi si decide una gara di picco, si decide qual è la gara dove si vuole essere al massimo. Per noi era Rimini, per esempio, quest'anno con tanti, però con, per esempio, mentre con Fabiano l'ho centrata, con Giacomo sono arrivato lungo. Ci sono stati dei fattori extra che non erano messi in conto, quindi di per sé la prep non la cambierei. Se tu mi dici riscrivila, la riscrivo uguale. Siamo arrivati giusti. Ci sono stati dei fattori extra che hanno portato extra stress e siamo arrivati lunghi. Quindi dopo succede, ne abbiamo parlato in privato, che la cazzata dell'iscrizione che c'è stata dalle 10 di sera, queste cose qua, che magari in un periodo di stress basso non ti influiscono, invece lì fanno... Perché la mattina sei un pozzo d'acqua poi. La domanda del servizio, ma voi la sentite l'acqua che sta per giù, no? Sì? No, piove da te? No. Sì. Ok, no, perfetto. Piove da te, Fe? Ah, sì. Piove in casa proprio? Ah, in casa ancora no, speriamo che non ti piove nemmeno. Però c'è la finestra aperta perché fa caldo in realtà, quindi non volevo che dassi consiglio sull'audio, solo per quello. No. Posto. Okay. Qua spiriccica. E invece la domanda ce l'ho io. Fa caldo, fanno 16 gradi, però. Vabbè, dai, sta bene. Sì. No, perché io sono c'è stato 20 gradi. Ah, beh, certo. Quindi qui c'è stato 20 gradi a Glasgow, la gente non è abituata, vedi questi qua a petto nudo, pensano che sta a Ferragosto in Italia. Facci in Italia a Ferragosto, 38 gradi qua, bam, sulla fronte. No, questi magari muoiono. Questi muoiono, li prendi, li metti con quella temperatura, non si muovono. No, Andrea, scusami tanto, no, ma dimmi, allora, tutto. So io o... cioè, quando qui cominciano a fare una quindicina di gradi, comunque si sta bene. Sì, no, qui si spogliano. Qui si spogliano, a 15-16 gradi per questi è primavera... Sì. Mo, cioè, nel senso, anche io non è che mi spoglio come fanno loro, però comunque c'è, cioè, 15 gradi. A me il telefono dà 18 gradi, il computer mi dà 16 gradi, e io sento, cioè, nel senso, hai visto, sono uscito, stavo in maglietta oggi. Sì, in Scozia è sempre 9 gradi, la tendenza, i gradi della tendenza, ecco che cosa sono. Sono i gradi della tendenza, sono sempre quelli. Una domanda, ragazzi.
invece, se arrivate, allora metti caso che voi prendete una gara di picco, ok? Quindi volete arrivare in top condition sulla gara. Se magari un atleta che avete per la prima volta tra le mani, diciamo così, che lo portate in gara per la prima volta, e vedete che comunque potrebbe essere portato in gara anche un pochino prima, che cosa fate? Scegliete un'altra gara oppure tirate un pochino la corda e quindi andate un pochino più piano per fare sempre il picco su quella gara che avete già deciso prima? Allora, questa è pure una cosa importante da far sì, dipende, nel senso che dipende. Allora, per esempio, io ho Stefano che ho portato adesso, ho finito stagione con i ragazzi in NBB, e in NBB c'è l'italiano, cioè non è che ti puoi inventare altro, perché ci sono le selezioni in italiano a Rimini, e poi c'è gli esordienti a ottobre, il TBS che fanno ottobre-novembre, il The Best Natural in Show. Quindi, cioè, se sto preparando, c'ho giusto l'italiano da fare. È diverso il discorso di Lore, che sta in FBB, dove, e peraltro, su altra particolarità, con Lore logicamente c'è una cosa in più che possiamo sfruttarci, che è il viaggiare. Cioè, nel senso, non dobbiamo prendere gare in Italia. Il Reggio non lo deve fare in Italia, però poi abbiamo l'intera Europa. Stavo dicendo, c'era un pro qualifier, perché stavo cercando le tempistiche giuste, no? E c'era un pro qualifier in Pakistan. E abbiamo detto no, vabbè, gli ho detto no, perché se vinci la Pro Card in Pakistan è brutto, ti prendo in giro. Che quello sarà il mercato del futuro. No, perché diranno, ah, figurati, è andato in Pakistan a prendersi, invece io voglio prendere in Europa. Vabbè, ma guarda che c'è, cioè, in Pakistan comunque... È il mercato del futuro il Pakistan. Lo so, però dico, è quello che diranno, perché sì, sai l'ambiente com'è, quindi... Sì. Te Fede ancora devi... ancora sai che... Sì, vabbè, ma io quindi... anzi... Quindi avendo Lore, avendo Lore ti dico, noi abbiamo visto l'abbiamo condizione eccetera, abbiamo detto guarda, stiamo avanti. Lui mi ha detto là logicamente anche Lore col background agonistico che c'ha mi sa dire in che, cioè se sta avanti eccetera. E lui mi dice guarda, io volendo in 4 settimane ti sto su un palco. Già potrei stare su un palco. Comunque in 4 settimane ti sto su un palco e in 8 vado veramente in condizione. Allora ci siamo messi a rivedere il calendario e a ripianificare, e se avessimo dovuto puntare sempre alla Yamamoto Cup, io ho rallentato a priori, perché comunque stava andando abbastanza veloce la recomp in generale, però se avessimo dovuto puntare alla Yamamoto Cup l'avrei tenuto di crociera e magari sarei sceso un po' più lentamente, oppure sarei sceso, però avrei inserito refeed un po' più frequenti, quindi in generale rallentare in un modo o nell'altro quello che conviene per l'atleta. Avendo gare a disposizione invece abbiamo rivisto i piani tranquillamente, e il discorso è anche capire se la gara di poi anche la gara di picco, in realtà la prima gara per noi non è una gara di picco, perché noi quello che puntiamo è prendere la Pro Card e poi fare picco in delle gare professionistiche, e Lore c'ha la fortuna come atleta che lui riesce a tenere la condizione anche per tanto tempo, cioè quando arriva in condizione si può iniziare a risalire e a buttare carbo, e lui tiene molte settimane in condizione, quindi ci giochiamo pure questa carta per cercare di fare picco nelle varie preparazioni. E comunque avete 4 settimane circa, no? Tra un mesetto, tra le gare. 4 per Bari a Regional, però io gli ho detto non ti farò fare niente per questo Regional che possa compromettere la Romania, quindi per quanto, cioè se dobbiamo ricaricare ti faccio ricaricare, perché ti faccio ricaricare in funzione della Romania, se no ti faccio andare sul palco senza ricarica e tutto il resto. Questa non era la strategia adottata pure su di te da Stefan quando avevi fatto la gara in anticipo per vedere com'era? Io. Sì, quella gliela dissi proprio io, ma perché per me i regional sono un passaggio che devi fare... È un giorno come un altro durante la prep, praticamente. Bravo, io la vivo così almeno, perché per come è strutturato il circuito è così che si deve vivere. Nel momento in cui diranno che alle pro qualifier accedono solo i primi 3 del regional, magari uno si presenta anche preparato. Però se mi dici basta che sali sul regional, sali sul palco, ma io ho roba che veramente pensavo al mio di salire senza tan, per non avere lo sbattimento del tan. Poi fa brutto, però... Aspetto per lo sport. Sì, esatto, quello, però... No, comunque... Se avete 4 settimane, poi 3 in realtà dalla Romania alla Yamamoto, è perfetto, perché più settimane poi diventano... Sì.
Sì, perché diventano lunghe poi, cioè avere, anche io tra le gare ho avuto 6 settimane tra le selezioni e poi gli italiani, 6 settimane sono lunghe, nel senso che poi, se ti ricordi, al di là del mio infortunio sono arrivato pronto 15 giorni prima, e dopo da lì praticamente fai solo danni o comunque diventa solo un trascinare la condizione praticamente. Sì, no, concordo. Infatti, diciamo, il best case scenario sarà quello di prenderci il tesserino in Romania e poi fare la Yamamoto Cup come professionisti. Però, insomma, questo e l'Arnold come professionisti. È tanta roba, dai. Quello ce lo godiamo. Perché c'è la 212 all'Arnold, capito? Quindi... È la prima volta, poi. Sì. Secondo te il ragazzo, quello dei Calum, la fa? Lo fa il... La 212? Non te lo so dire. Comunque sta da paura. Sta bene, sta bene. La rimessa in off-season, cioè proprio... enorme. Veramente bene. Chi è sto ragazzo, Ludovì? Come si chiama? Quello di Calum? Lui è The Bundle Bulldog, qualcosa del genere si chiama? No, Bulldog è... No, Bulldog è... Bob Taylor. Yeah. Lui, dicevo io. Ragazzo da Roma. Ah, dici l'Olimpia 2-12. Sì, no. Ma dici con l'Arnold pure, perché lui comunque è ok che è qualificato all'Olimpia, però essendo inglese, stavo dicendo, se magari si faceva pure il 2-12 da professionista all'Arnold. Non te lo so dire, ma non quando c'è l'Arnold rispetto all'Olimpia? L'Olimpia quando c'è? A dicembre. Perché a me lui mi aveva detto che prima dell'Olimpia si faceva un periodo a Dubai, ma non so quanto lungo. Secondo me a Dubai. Perché tutti vanno là prima che io comunque allora io capisco gli inglesi magari, no, che si vanno a rilassare, il caldo, quello che ti pare. Però io a tutti gli altri europei o gente anche italiani eccetera dico: regà, se volete farvi il bootcamp bodybuilding, Venite UK, venite l'Ultraflex. Non lo so, perché comunque guarda che io c'ho un sacco di ragazzi che vengono in palestra da me, da quelle parti là, e comunque mi raccontano certe storie. Di Dubai? In generale proprio degli Emirati Arabi. Sono lo capisco. Cioè... Lo capisco. Io ce n'ho una di storia che voi non ve la immaginate nemmeno, e riguarda quando lavoravo come croupier. Era venuto un emiratino che era un grande appassionato di pesi, e diceva di aver conosciuto Badr Budai della Oxygen Gym. Okay. Naturalmente non so se quello che so è che erano degli Emirati, cioè aveva un sacco di soldi e c'aveva un fisico discreto, quindi sicuramente era molto appassionato. Di tutte quante le voci che si dicono su quell'ambiente, a me me ne era venuto in mente di chiedergliene una, se era vera. E quello mi ha guardato, ha riso e mi ha detto: io questo non lo so se è vero, però conoscendo l'ambiente, conoscendo lui, non mi meraviglierei. E la cosa che gli avevo chiesto era questa: è vero che c'è un gigantesco mercato degli organi dietro la palestra per rimettere in sesto bodybuilder distrutti dalle preparazioni lì, inclusa a quanto pare un walk-in, una di quelle stanze da macellai dove ci stanno i quarti che bue, con organi già espiantati e conservati? E lui mi ha dato questa risposta. Io sono rimasto pietrificato. Andrea, cioè, ci sono stati più di un... Se voi andate su YouTube, cercate, diciamo, la Dubai doppia faccia, si chiama così, che praticamente loro ti fanno vedere tutta la parte bella, sfrezzosa, con le camere. Io sto parlando del Kuwait, però, dove c'è l'Oxygen Gym, non di Dubai. Però, sì, però c'è tutta l'altra parte di Dubai, che è il panico. C'è altro che Torbella Monaca o non lo so, le vele giù a Napoli. Cioè lì veramente ci sta di tutto, quindi probabilmente queste cose succedono molto molto, cioè non la vedo una cosa molto fantastica, capito? Cioè nel senso, secondo me è una cosa molto probabile che succeda. Io rimasi pietrificato, ma guarda che cioè, poi là non si fanno scrupoli di niente a livello proprio di persona, cioè lì è proprio la ricchezza fa tutto, cioè mette proprio l'asticella di differenza tra le persone, capito? Cioè o sei ricco ti puoi permettere determinate cose, sei povero non vale niente. E ci stanno più di un video riguardanti questo tipo di discorso qua, ed è assurdo, ti fanno delle condizioni di vita a Dubai veramente veramente disastrose, dici, cioè, ma qui ma veramente, ma cioè, sono persone,
trattiamoli come tali, ma là non gli frega niente, là o c'è soldi o non c'è soldi. E probabilmente quindi ti direi anche da dove vengono tutti quegli organi che oh, no, parlava. Quello sì. Capito? Se una cosa del genere è vera, ovvio, li prendi dai, sì, pezzenti. Capito, ma comunque c'è, cioè, dai, com'è possibile che tutti quanti si vanno a fare il bootcamp là prima di farsi le gare? Cioè, ci starà qualcosa che non c'è stato dalle altre parti, no? Boh, mi viene in mente, non lo so, chiedo. Però... secondo me è molto una moda. Dici, eh? Anche. Secondo me sì, bootcamp così. Però potrebbe, cioè, secondo me, se come cosa è una cosa locale. Non credo che sia una cosa proprio che la gente ci va apposta. Secondo me è locale per i builder locali, anche perché da quel che so non è che sono molto cauti, diciamo. Perché noi parliamo sempre, cioè vediamo sempre quello che ci arriva sui social, eccetera, però c'è tutta il sottobosco di builder che si allenano in palestra, che alcuni, cioè, sono pesanti, ma non gareggiano, o fanno qualche garetta. E là in realtà vedi veramente i drammi, le problematiche che ci sono. Cioè, è tutto il non detto. Poi vabbè, c'è tanta omertà. Vabbè, Lu, cioè, guarda che tu l'hai visto pure quei ragazzi, cioè, tanti dei ragazzi che si allenano in palestra, tanto uno è pure il barbiere tuo. Cioè, l'hai visto che stava continuato quello? Sì. Capito come? Cioè, quello è tutte... lui l'ha detto, cioè, lui arriva tutta la roba dalle parti sue. Sì. Cioè, fanno prendono tutto quanto, fanno degli ordini giganteschi, ma non sai quello che trovi veramente. No. Ma poi è una completa ignoranza. Sì, capito? Sì. Senti, ma vogliamo fare un po' gli italiani per una volta? Facciamo un po' gli italiani per una volta. Parliamo un po' dei nostri ragazzi delle ultime gare importanti che hanno fatto, come Andrea Muzzi, Presti. Cosa ne pensate? Ditemi qualcosa. Opinioni, pareri. Adesso la vedo fritta. Vai, Albe. Dai, Presti ha fatto probabilmente veramente una top condition New York Pro, perché forse era meglio lì che al Cali. E poi ne abbiamo parlato già l'altra volta, no? Lì ha beccato anche l'ENAP giusto, quindi era la sua gara fondamentalmente. Non parlerei proprio di un livello più basso, semplicemente era la sua gara. E non so se il Cali fosse nella stessa condizione del New York Pro, perché poi comunque non è detto che ti ripeti, eccetera eccetera. E Muzzi bene, poi vi ho mandato anche sul gruppo, no, lo screenshot del quei punti, ha fatto più gare, potenziale enorme, perché comunque anche a volumi, se avete visto, ragazzi, mostruoso. L'ultima gara dove Hassan è sceso di volume per beccare quella condizione, Muzzi a volumi era veramente sopra. Poi vabbè, insomma, senza fare l'avvocato del diavolo, pecca sul back anche un po' come condizione, e lì purtroppo poi sono legnate un po' tra i pro, però di coscia sul front, volumi, side chest, cioè AJ Sims ha bloccato Hassan dall'allenarsi e dal mangiare per mesi, ecco, anche perché era piuttosto decondizionato, era devolumizzato. Quindi non so se hanno intenzione di modificare l'approccio. Che poi, però il motivo per cui era così ridotto in volume era perché quando ha cambiato allenatore, è andato con AJ, gli esami erano così orribilanti che gli ha detto per mesi, stop qualsiasi cosa, stop anche l'allenamento, e praticamente quel ragazzo per mesi ha fatto solo cardio e mangiato come un uccellino. Lui è giovanissimo. Quindi non so se poi nel futuro a San Francisco deve mantenere la condizione, però aggiungendo i volumi. Mettere volumi non è mai stato prima un problema. Stava con Asido, quindi... vero? Sbaglio? Stava con Asido. Comunque c'è, cioè, Asido, gli ultimi periodi sta proprio un macello, sta perdendo un sacco di atleti, sì. Ha proprio mandato, veramente fatto schifo con un sacco di pick quick, con più di un atleta. L'hanno un po' messo da parte. Io Chris Asito, non so se voi avete qualche info più, non l'ho mai capito, cioè non ho mai ben capito cosa faccia, perché con Jay Carter chiacchieravano fondamentalmente, non gli ha mai detto come allenarsi, non gli ha mai fatto la preparazione, diciamo, farmacologica, parlavano fondamentalmente, gli dava delle dritte, e questa è la versione ufficiale che hanno detto più volte, ma anche con gli altri non so, perché anche Sean Roden compianto, per carità, anche alla fine allenava Glass, anche lì a Sito non so quanto ci facesse, cioè non ho mai ben capito il suo ruolo. Voi avete mai visto delle interviste da Sito, per esempio? Sì, cioè, guarda, sì, sì.
E comunque non ci ho capito niente lo stesso. No. Esatto. No, per quello dice, cioè ci gira attorno, non si capisce. Bravissimo. Quello lì volevo proprio arrivare lì io. Sul fatto che comunque per quanto possa delle interviste, comunque non si tratta per niente. Cioè al sito veramente non si sa quello la che descrizione migliore proprio di quello che fa il sito l'ha fatta Dave Palumbo in uno dei suoi rant, non era su di lui. E il rant era realmente fatto del suo background. E allora lui nel dire che era appunto studente di medicina, ha detto I'm the real technician, no Chris Sito. E nel dire così poi aveva detto che il sito ha pochissimi pilastri del suo modo di fare, gli alti carboidrati, bassi grassi, non, a quanto pare secondo Palumbo non aggiungeva neanche grassi essenziali, così via. E diceva che era così istintivo che a molti clienti dava la dieta giorno per giorno. E a quanto pare l'unica cosa che tutti hanno in comune, l'unica cosa che tutti hanno in comune sono i muffin pre-post workout. Bravo, esatto. Queste sono le fissa, i pilastri di Chris Sido. Oltre a questo faccio il raddoppio la domanda che ha fatto Alberto, perché non esiste modo per avere un quadro chiaro e decente, anche se analizzi tutte le informazioni disponibili attualmente, io ci sono andato vicino a prenderle quasi tutte, di avere una vera e propria off season, in season. Questa scusa è ridicola che Chris Sido non si occupa della farmacologia in nessuna maniera, è francamente bambinesca. Tu te la puoi aspettare 20 anni fa, ma non adesso. Perché allora che cosa mi vuoi far credere che stasera? Che non ha interesse a sapere se uno sta prendendo Winstrol o Dianabol, perché è la stessa cosa? Sì, esatto. Se uno prende T3 o non lo prende, quindi come il corpo giostra le calorie? Cioè, è ridicolo. A quel livello poi. A quel livello, qual è il volume d'allenamento? Mi immaginano gli interessi di sapere se faccio la panca piana col bilanciere come Nubi, ma vorrà sapere qual è il volume di lavoro settimanale a cui mi sottopongo il mio corpo. E francamente non è impossibile trovare una linea di pensiero coerente in tutte le interviste, a parte quei pochi pilastri che ho detto. Perciò ho paura che dietro ci sia o molto poco, e che quindi in realtà il nome è stato pompato in qualche altra maniera, o fin troppo, e allora è meglio tenere invece le persone alla larga da quello che si fa veramente. Non credo ci sia nessuna via di mezzo tra questi due estremi. Comunque c'è, nel senso, si vede nei risultati, perché ecco, una Sam Mustafa ha lasciato Asido e ha cominciato a vincere fondamentalmente ultimamente. Vabbè, Asido ci ha avuto Jay Cutler, potrebbe tranquillamente non vincere più per il resto della sua vita e starebbe meglio del 99. Però cioè, nel senso, secondo me questo non è ragionamento da fare, perché comunque c'è, Jay Cutler avrebbe vinto con o senza Asido. Cioè, forse avrebbe vinto anche meglio. Quando era con culo per terra è andato Danny Rambod. Ho sentito di recente una loro intervista di qualche mese fa sui post di Rambod, e insomma ha lasciato capire che c'era molto margine di lavoro. Ecco perché poi nel 2009 ha fatto quel picco mostruoso, perché veniva veramente dagli anni più bassi probabilmente. Ma più famoso della storia. Questa cosa, infatti, sapevo che c'erano molte critiche sul sito sul fatto che cambiava l'alimentazione proprio giorno per giorno, proprio perché lui è empirico, cioè lui è proprio, non ha idea del perché funzionano le cose, però va a intuito ed esperienza, e perché fondamentalmente dicevano tu non puoi fare un'alimentazione un giorno soltanto e avere dei dati per capire come cambiare, cioè tu devi andare a modificare le cose, cioè dare un attimo di tempo per le cose ingranare, perché magari, che ne so, hai abbassato, però la persona ha dormito un po' male o c'è un altro scazzo, eccetera, e il peso non si è mosso oppure è salito addirittura, cioè devi dargli un po' di tempo. Questa era la critica fondamentale. Però sì, io non avendo cose a disposizione non saprei neanche cosa dire riguardo a loro. Invece stavo seguendo di recente uno che credo sia l'Ultrafest, che è Jamie the Giant, che è preparato da Milos, e anche lui gli manda la dieta giorno per giorno, ma in realtà poi l'ha spiegata meglio e eventualmente gli modifica solo il pre-workout. E adesso vi tiro la frecciatina, ma giusto perché so che vi dà fastidio, ma solo per gioco, e guarda caso gli fa usare il destrosio.
Milos la... perché Milos è così, ma Milos sempre detto che lui è un grande appassionato di Destrosia. Lui vuole Destrosia e io sono il secondo. No, beh, dai, poi ne abbiamo parlato tante volte che a volte sono meglio del ciclo, a volte c'è proprio un discorso di differenti apparati digestivi e del timing del pasto prima. Però Milos fa il Destrosia. Secondo me, ci ho pensato un po' a questi giorni, perché è così fanatico di sta roba, anche se poi negli anni aveva pubblicizzato altri prodotti quando aveva dei contratti. Poi sotto sotto però c'è Destrosia. Secondo me perché azzecca meglio il tempo per non sbagliare l'insulina, questa è la mia teoria. Cioè lui ha tarato per anni tutto sul Destrosio, no? Bravo, e quindi bravo, va un attimo più sul sicuro con quello che ha sempre usato. E con le gastre le ciclo hanno un rilascio molto più lento, quindi sì, questo ci sta assolutamente. Secondo me il motivo è quello, che è sicuro di quello che fa. Esatto. Lo sai come è arrivato a Destrosio, Milos Sarcev? La sai la storia? Come Andrea dice? Praticamente lui come tutti... Il Destrosio in particolare, non la pericolosa. A quanto pare Milos era una persona adorabile, ma era estremamente metodico e preciso, più di quanto uno possa immaginare, come proprietario della palestra. Visto che la palestra era il suo centro del mondo, tutto doveva essere fatto in maniera tale che gli atleti venissero trattati coi guanti e tutto fosse a disposizione. Aveva due o tre persone che si occupavano della preparazione delle macchine e l'integrazione intra-workout quando gli atleti venivano per i photoshoot e si erano dimenticati di fare l'ordine per le ciclodestrine. E anziché dirglielo, perché a quanto pare dicevano erano terrorizzati dal dirmelo, hanno riempito i shaker di questi ragazzi, di Silvio Samuel, di Tata, Damian Kish e così via, di Destrosio. Tutti quanti si sono allenati, era un servizio fotografico su tre giorni, si sono allenati con Corso Milos per tre giorni senza accorgersene minimamente. E quando poi è arrivata la nuova nuovo ordine di HBCD, alla fine, una volta che il problema era stato risolto, gliel'hanno detto. E Milos da là comincia a girare sul discorso, in effetti ha senso, perché un monomero di glucosio dovrebbe essere comunque più velocemente assimilabile di un polimero, bla 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 bla, e da lì lui è rimasto con il Destrosio. Quindi questa sua idea nasce da un incidente avvenuto circa nel 2006-2007. Ma dove senti questa cosa? Cioè, dove... L'ha detta moltissime volte in tanti podcast. Ah, okay. Io i podcast di Milos li amo. Li amo perché quando si mette a chiacchierare è troppo divertente. Avevo un amico che era serbo al mio precedente lavoro e gli ho chiesto di tradurmi due podcast per vedere se c'era qualche informazione nuova, perché lui ce ne fa tanti invece nella lingua madre, e però no, niente, non ho trovato niente di nuovo, altrimenti Milos è molto bello anche a livello umano, perché anche quando ne ha fatti con Palumbo, no? C'è proprio l'antitesi, no? A livello nutrizionale, se gli tirano una legnata su una sua forzatura, una cosa, lui l'accetta, cioè proprio sereno, e ricomincia a parlare, proprio non lo fai mai incazzare, praticamente non la prende mai sul personale, veramente è forte da sentire. Poi io da poco ho scoperto pure che Milos comunque è un sacco presente anche sul posing, stava lì, sì. C'era, mi sembra proprio Mauro Sassi che ne parlava di questa cosa, che comunque lo cazziava più di una volta perché portava gli atleti che non avevano imparato la routine fatta per bene, particolare per particolare, e diceva, cioè tu sei un professionista, quando ti fa posing come Cristo comanda, non ti puoi permettere di... Lui ha perso il contatto come atleta di Max Charles, perché per un secondo aveva aiutato il new yorkese Hakeem Williams durante il posing pre-gara. Gli aveva detto, guarda, dovresti girare il polpaccio, mettere questo, mettere quell'altro. E quando Max Charles l'ha visto, ha fatto, che cazzo fai? Quello deve salire contro di me sul palco in 5 minuti. E Milos si è detto, beh, io aiuto tutti, non è la mia natura, faccio così. E loro hanno interrotto la... Sì, l'ha detto in tanti podcast, l'ha detto, sì. E poi ci stanno atleti come William Bonac, che aggiusta il posing e mette il tan agli atleti che devono salire con lui durante l'Arnold Classic, capito? Pure Sarcher stesso. Sono soldato e gli ha cominciato a mettere l'olio, capito? Secondo me questa è la cosa, cioè nel senso, tu vai, porti il meglio di te, devi stare in un ambiente bello in cui ci si dà una... Questa è la cosa bella. Cioè, i giudici decidono. Ma infatti io sono...
tornando al discorso, senza entrare nel dettaglio, però tornando al discorso dell'Italia, no? Dei ragazzi italiani, eccetera, io sono molto amareggiato delle provocazioni che ci sono state da una parte. E io credo che bisogna rispettare e andare là a fare team, cioè state entrambi rappresentando la nazionale. Come sai, in Formula 1, se due stanno sulla Ferrari, stanno tutti e due sulla Ferrari, cioè portano avanti il brand. Almeno credo quello, secondo me, purtroppo lui è un discorso che ci stava qualcosa, cioè ci sta qualcosa dietro dagli antipodi, capito? Sì, cioè, sì, non, no. Non sono due, lì era il discorso che non sono due italiani che stanno andando a gareggiare su un circuito professionistico, sono due persone che hanno avuto degli screzi prima con delle problematiche tra di loro, e puoi essere italiano, può essere anche tuo fratello a quel punto. Sì, però ha fatto uno sgarbo, ti ha fatto uno sgarbo, non c'è niente da fare. Di chi è colpa, di non è colpa, non me ne frega proprio niente. No, per me posso andare. Sì, però abbiamo fatto una brutta figura col fatto dei social, cioè hanno fatto una brutta figura col fatto dei social, cioè nel senso che era una roba da lavare in casa, non era una cosa da pubblicizzare, dovevano fare i professionisti. Già sentire che hanno il conto di quante gare ha vinto uno e quanto ha fatto l'altro fa ridere, cioè. Anche perché fondamentalmente, cioè, non hanno vinto un cazzo nessuno dei due alla fine dei conti, capito? Cioè, nel senso, comunque, io sono super contento che ci stanno due atleti così in Italia, cioè sono contento per gli italiani, per coloro che ci credono nella bandiera, per coloro che credono che portare avanti il vessillo italiano. Io non ho mai creduto a questa cosa, non mi interessa. Per me, io credo nella persona, che poi tu venga da una nazione, che tu ne venga da un'altra, a me proprio, guarda, cioè, poi soprattutto, nel senso, io sono 10 anni che vivo in Inghilterra da emigrato praticamente, quindi, cioè, parlo, poi magari sono anche bias, però il discorso è che comunque c'è, per l'ennesima volta ci siamo, l'Italia si è distinta per un qualcosa che fondamentalmente poteva essere messo benissimo in sordina. Cioè, per la prima, nel senso, ci sono due atleti italiani che vanno su un circuito professionistico dove comunque fondamentalmente non c'è nessuno lì per lì, perché comunque ci sono atleti che hanno vinto, che sono stati al Mister Olympia più di una volta, che comunque hanno portato molto più risultati di voi, e invece di contraddistinguersi per gli atleti, per il packaging che hanno portato, purtroppo si sono contraddistinti per degli screzi che ci sono stati post gara. Questa cosa secondo me è abbastanza ridicola. Io voglio solo sperare che sia una cosa che abbiamo vissuto più noi italiani, cioè che noi abbiamo seguito sui social questa cosa, sì, cioè che non si sia vista a livello di organizzazione degli FB, per quello è brutto se non hanno visto. Ma magari se sarà anche visto, ma non ci hanno capito niente, perché nessuno parla italiano fondamentalmente. Esatto. Tanto per esperienza vi posso dire che gli inglesi pensano che tutte le volte che noi italiani parliamo a priori li dichiamo. Perché alziamo le mani, alziamo la voce, quindi domani non ci fanno più caso. Quindi. Però anche tornando a quello che dicevate prima, bellissimo, di Bonac e di Sarcef, no, il problema è che noi in Italia abbiamo una cultura che forse viene dal calcio, forse viene da prima del calcio, qui magari Andrea che è lo storico di turno, e cioè se l'erba del tuo giardino non è abbastanza verde puoi sempre sputarla su quella del vicino, no? Bravo. Cioè, mentre una cultura un po' più americana, che è molto rivista, quindi ha anche tante cose, anche anglosassone, comunque anche inglese, che quindi magari anche cose negative, no? Cioè il fatto di dover sempre vincere, dover portare risultato, però è più fine a quello che fai tu, invece noi ci abbiamo, non ci arrivo io, beh, posso denigrare quell'altro, no? C'è un po' questa cosa. Ma infatti io quello che dico è sono amareggiato per la situazione, però veramente, cioè, da una parte c'è chi ha portato comunque la condizione, è andato e ha pensato al suo, e poi alla fine si è trovato esasperato per delle provocazioni, delle cose, perché c'è stato un climax, eccetera. Dall'altra parte c'è chi si sta tanto dedicando a sputtanare, eccetera. Però comunque, se mi porti un atleta che sul back non si può girare e poi non pubblichi le foto di back perché sul back era coperto, cioè magari impegnati un po' più sull'atleta e non rompere il cazzo agli altri. È questo quello che dico, capito? Cioè, nel senso, la cosa triste è quella. Cioè, da una parte c'è chi sta pubblicizzando i prodotti, sta facendo degli eventi della Madonna in Italia e ci sono un sacco di persone, e vedo le cose e dico che bella, oh. Tutti quanti, io ho dei ragazzi che sono andati all'evento, non specifico, e io ho detto che bello, cioè questo è il bodybuilding, sta facendo qualcosa. E poi c'è chi fa l'italiano e rompe il cazzo, e poi, cioè, nel senso, si sta perdendo, no? È come sto guidando e penso a mandarti fuori strada piuttosto che pensare a fare il mio.
Capito? Che quello, anche quello. un'altra cosa che sempre la stessa persona vive il bodybuilding in maniera universale, nel senso che comunque c'è, cioè, chiede altri pro se si vogliono allenare insieme, sì, a lui, bravo, esatto, va all'estero a cercare di fare contenuti, vive il bodybuilding come se non, tra virgolette, è brutto da dire, però come se non fosse italiano, cioè vive, esatto, il bodybuilding come atleta. Mentre ci sta qualcun altro che invece sembra più che vuole fare tipo il galletto del pollaio, quando sto pollaio fondamentalmente ci stanno veramente quattro gatti. Sì, detto, esatto, in altre parole, secondo me c'è chi vive il bodybuilding come una gara e chi lo vive come un concorso. E il bodybuilding è un concorso. E di conseguenza, se la vivi in questa maniera, tutto, bello, il resto va di conseguenza. Noi mediterranei siamo particolarmente non bravi a separare la necessaria forza, spinta vitale, anche sessualizzazione, non è una parola a caso, degli sport di penetrazione compongono, in discipline e sport che non sono di penetrazione. Calcio, basket, football americano, per esempio, tutti sport di penetrazione, vale a dire dove tu devi entrare nella squadra nell'area della squadra avversaria. Lo sfondo sessuale della cosa è forte. E in tutte le persone, quando si tratta di questo tipo di sport, si agitano, l'adrenalina va a mille. In qualche maniera gli anglosassoni, quando non si tratta di questi sport, riescono a mantenere un aplomb molto più, per definizione, anglosassoni. Non mediterranei, no. Noi viviamo tutto con la stessa, alla stessa maniera. Non so perché la conoscenza di questo va al di là della mia comprensione. Però il bodybuilding ricade in questo, non riusciamo ad avere un approccio un po' più freddo e razionale a una disciplina che è gara, in senso stretto, non è. Sì, che Andrea, sempre ste io sono allibito tutte le volte, giuro, ma anche per messaggio. Cioè, Andrea è spettacolare, quando c'ha degli esplodi, lo dice, no, con un linguaggio, una sintassi, una morfologia del, cioè è proprio bello. Così io stavo qua a dire per cazzo a quello, così no, è bello questo podcast, ringrazio e ricambio, vorrei sapere la metà di quello che Alberto e Ludovico che hanno dimenticato più di quello che io ho imparato in una vita, quindi comunque per concludere, per stare a super parte, sì, io sarei solo felice di vederli entrambi sul palco dell'Olimpia, oh, Andrea, io totalmente, oh, chiariamoci, io e io poi magari stringersi la mano a fine gara, che ne so. Ma io direi, ma nemmeno entrambi sul palco dell'Olimpia, mi piacerebbe proprio rivederli su altri palchi, cioè nel senso, mi piacerebbe proprio vedere che comunque, anzi, magari loro due e qualcun altro ancora di più, cioè nel senso, sarebbe bello che questo sport prendesse ancora più piede in Italia, sarebbe io vorrei vedere Lore all'Olimpia comunque. Cioè, basta la volta, no? No, sì, no, infatti questo tengo a specificarlo, cioè io ho un bel rapporto, per carità, non troppo intimo, però comunque un bel rapporto con entrambi gli atleti, cioè comunque ho fatto l'in bocca al lupo entrambi gli atleti, li stimo entrambi, quindi per carità di Dio, questo deve essere, no, assolutamente, detto, è essere amareggiato, tutto qua. Sarebbe bello che comunque si capisse, cioè nel senso, sarebbe bello portare l'esperienza del bodybuilding che c'è all'estero in Italia per far vedere come gli atleti si vogliono bene. Sì, sì, sì. Perché sì, non esiste un altro sport dove la persona, i due atleti che stanno andando uno contro l'altro, si girano e ti dicono: guarda che se metti il braccio in questa maniera si vede meglio il picco del bicipite, vieni qua che non c'è abbastanza olio, te ne metto un po' di più. Cioè, queste cose non si vedono in nessun altro sport, regà. In nessun altro sport. Il bodybuilding è competitivo esattamente come tutti gli altri sport, perché le gomitate sul palco si vedono, perché comunque ci sta sempre quello lì che vuole vincere. Quindi è proprio, cioè ti rendi proprio conto di come lo sport si fa sul palco, si fa sul campo. Quello che tutto il background che ci sta dietro è comunque, dovrebbe essere supportato e dovrebbe essere visto da tutti quanti nella stessa maniera. Certo. Non ci dovrebbero essere degli scherzi. Perché se sei veramente un atleta, lo dimostri sul palco, lo dimostri in campo, lì lo devi dimostrare che sei un atleta. Sì, 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 100%. 100%. Ah, scusate, tanto per chiudere il discorso, allora, visto che tutto quello che diciamo è giustissimo, ma c'è per esempio Pier Venturato che in tutti quanti i suoi podcast e quant'altro invece spessissimo ricordava come prima, in passato, anche in Italia era così. Quindi è qualcosa che abbiamo saputo fare. Raccontava di quando si vedeva con gli altri atleti, di quando si aiutavano a fare di loro sul palco, del rapporto d'amicizia che c'era con Zardinoni, mi sembra.
e così via. Quindi è qualcosa che dobbiamo, il bodybuilding italiano dovrebbe recuperare, ma non è ma qualcosa che non ha mai avuto. Che quello lì era più un discorso che prima, essendo veramente, veramente due gatti nel bodybuilding italiano, erano comunque degli amici che andavano a fare una competizione così. No, non penso, perché l'essere umano si è dimostrato in grado di odiarsi abbondantemente anche essendo in pochi. Non è necessario essere in una grande comunità per detestarsi. E di conseguenza no, non penso. Penso che fosse più che altro perché quelle persone in quei tempi erano diversi. Quelle persone avevano un modo più signorile di porsi, probabilmente. Di sicuro viene Venturato, visto che è sempre un grandissimo signore quando lo si vede nei video. Poi non conosco Zardinoni, non so, però... Pensi che potrebbe essere una cosa data dai social media, per esempio? Comunque, ah, quello sicuramente si fanno sì. Delle fan base, quindi ma quello sicuramente sì. Dai super partners. Quello sicuramente sì. L'alterazione psicologica che un social media comporta è sconvolgentemente misrappresentata, misconosciuta e sottodimensionata rispetto a quello che veramente è. Albe, ci parli dei ramificati? Dai, ci autolanciamo. Parto con questa qui che dovrebbe essere una sorta di rubrica settimanale, quindicinale. E beh, intanto dove in teoria smisceliamo un integratore dei grandi classici, poi magari arriveremo a qualche dettaglio. Prima di dirvi la mia su BCA, vi chiedo voi come la vedete su BCA, se li usate, li fate usare, li avete usati e poi avete smesso. Dai, due parole. Una cosa molto, parto subito per la tangente. Tu dovrai convincere una persona che è contro ogni tipo di integratore, almeno la maggior parte. Perché secondo me gli integratori in generale non hanno tutta questa grande, diciamo, importanza se visti dal punto di vista, del beneficio e del fattore economico. Quindi comunque dal mio punto di vista probabilmente tutti i soldi che si spendono per gli integratori potrebbero essere usati per analisi del sangue, potrebbero essere usati per non lo so, polsiere o magari Aial. sì, qualsiasi cosa. Per un coach, magari, la butto così. Quindi dovrei convincere una persona ovviamente che so io, che questi integratori servono veramente a qualcosa. No, non uso nessun tipo di BCA. No, dopo ti dico la mia. Vai. Vai. All'inizio li ho utilizzati perché dicevano che i BCA vanno presi, proprio molto banale. Però andando ad indagare tutto, no, io non mi dicono niente, cioè non ne vedo un reale beneficio. Vedo un beneficio dell'integrazione di essenziali e la differenza sostanziale è che la proteosintesi la spingi in entrambi i casi, ma con gli essenziali dai un pool completo affinché la proteosintesi avvenga, quindi i ramificati sono soltanto tre. Se devo utilizzarli per scopo energetico, ci sono i carboidrati per scopo energetico, quindi non vedo perché, cioè ci sono logicamente dei piccoli benefici, però preferisco dare direttamente i carboidrati. Sì, c'è il discorso della riduzione di fatica, però quello si ottiene per la competizione col triptofano, giusto? E quello si ottiene tendenzialmente anche con degli essenziali. Quindi, questo. Sentiamo Andrea e poi vi dico la mia. Noiosamente uguale a Ludovico, quella è stata esattamente la mia, con una parziale eccezione. Mi ero imbattuto era nato come un articolo di Flex, poi ho cominciato a guardarlo nella libreria, sul valore della leucina. Quindi prima di cominciare con i BCA, ho cominciato con la leucina di per sé, da aggiungere ai pasti. Poi era appena cominciato Lane Norton con i suoi studi e il valore dell'integrazione di BCA tra i pasti. L'idea era quella di rispingere la sintesi proteica, qualcosa che ancora non ho capito bene se invece è valido con gli essenziali o no. E poi quando ho cominciato a studiare sugli essenziali mi sono reso conto che i BCA in sé, perlomeno, io non mi permetto di dire inutili, perché anche se magari in cuor mio è quello che penso, però decisamente non valgono una spesa, non valgono l'impegno, anche per tutti i motivi che ha detto Ludovico sopra. Dai, vi dico la mia, però
premessa un po' forse più pratica sul campo, perché alla fine lo vedi anche da quello. Intanto parto da Federico, no? Con me sfondi una porta aperta. Gli integratori ad uso sportivo, diciamo, no? Quelli che nascono più sportivi, sono abbastanza contro. Non c'è un reale beneficio costo, cioè un rapporto costo-beneficio sensato, ma addirittura vado più pesante, io non ho problemi, anche se collaboro con enti integratori da una vita, ma poi io in realtà faccio usare poche cose, possono essere controproducenti. E tra questi anche BCH, quindi cioè, non c'è solo mi vuoto il portafoglio e invece era meglio se spendevo 80 euro per analisi del sangue. Poi magari facciamo una piccola parentesi su questo discorso, perché sono stato bombardato di richieste dopo i video che abbiamo fatto, un paio di miei post, che sono, è anche una situazione molto triste quella che ho visto dai messaggi che mi sono arrivati. Rimanendo su BCH, quindi non per forza sulle BCA, ma molti integratori sono veramente controproducenti, cioè avete più risultati se non li prendete. Perché andate a fare casino al sistema gastrointestinale, rompete degli equilibri, cioè non... quindi no, con me sfondi una porta aperta, Federico, assolutamente. BCA, concordo con tutto quello che avete detto, no? Quindi sono solo tre degli essenziali, sono gluconeogenetici, quindi possiamo sfruttare per energia, eccetera. Proprio stamattina, per dare anche per rinfrescarmi un pochino la memoria, mi sono cercato degli studi, delle meta-analisi, qualcosa su questo, e fondamentalmente non c'è ancora una letteratura che dica che spingano la sintesi proteica. Ci sono delle cose molto discordanti, e poi, come sapete bene, Ludovico, che macina molti studi, uno può dimostrare quello che vuole. E cioè, in tanti studi hanno dimostrato che stimola la sintesi proteica. Sì, proprio in un piccolo pattern iniziale, cioè in un piccolo momento iniziale, dove c'è ancora il pattern di aminoacidi in circolo completo, c'è questo piccolo boost dei tre che aggiungi, poi però praticamente si crea un grosso squilibrio e si blocca la sintesi proteica. Però se uno vuole dimostrare che l'hai stimolata, okay, ai primi istanti hai avuto questa cosa qua, quindi puoi raccontare quello che vuoi negli studi, e oltretutto tanti sono stati fatti comunque per endovena, quindi insomma c'è un po' di tutto, però sull'uomo è stata dimostrata poco sta cosa. Quindi fondamentalmente li vedo molto male per la sintesi proteica, per il recupero, anzi andiamo veramente a sbilanciare l'equilibrio, quindi no. Il discorso della leucina ha senso fino a un certo punto, perché soprattutto tantissimi studi hanno dimostrato che 20 grammi di proteine nobili, che a spanne hanno un grammo e mezzo, due di leucina dentro, hanno la quantità necessaria per dare quell'innesco che dà la leucina, no? Questo la di intonazione che poi innesca la sintesi proteica. Quindi anche lì andare a darne di più, io ho trovato un po' di studi, raccontavano il perché diventa negativo, ovvero praticamente la leucina estra va a indurre l'ossidazione anche di valina e isoleucina. E quindi va a bloccare la sintesi proteica e vai a stimolare la gluconeogenesi e poi l'ossidazione di questi aminoacidi. Quindi dopo aver fondamentalmente chiarito che a me non piacciono, vi dico anche però in che cosa possono essere usati, e anche che io sono stato un utilizzatore a grammate, cioè 30-40 grammi attorno al workout, perché le cose si fanno fatte bene, no? Quindi io ho sempre provato tutto l'estremo. Te ci ridi, ma io ti seguivo a ruota perché leggevo il tuo log. Erano gli anni dove si provava. Un mio amico arrivava a 60-80 grammi, cioè quello che adesso erano i protocolli di John Meadows perché sembrava effettivamente che ci fosse tutto sto vantaggio. Dov'è che li vedo bene? Per parte del processo educativo, trial and error, bisogna provare le cose, come svegliarsi di notte per fare le proteine per non interrompere la sintesi proteica, bisogna averle provate queste cose. E tutti per tonno in scatola dell'Eurospin, comprato 50 centesimi a scatola, probabilmente allevato vicino a Chernobyl, perché è schifo. No, io c'avevo le caseine, mi svegliavo la mattina con un acido. Io c'avevo lo shaker di caseina accanto al comodino. Cemento, se già era fatto praticamente. No, lo facevo sul momento. Ciao, poi mi rimettevo a dormire, perché devono essere caseine, ragazzi, se no. Comunque, allora, cosa possiamo sfruttare questi dannati BCA? Cose veramente concrete. Una cosa è quella che dicevi tu, Ludo, cioè vanno in competizione col triptofano e quindi c'è un'inibizione alla serotonina, e questa è una cosa vantaggiosa o svantaggiosa. Quindi, per dirla proprio grossolanamente, noi produciamo serotonina dal 5-HTP, che è il 5-idrossitriptofano, che poi diventerà 5-idrossitriptamina, e quindi praticamente la serotonina. E la serotonina è questo ormone che ci dà benessere e stanchezza. In realtà noi la ragioniamo molto a livello cerebrale, ma ha un'importanza gastrointestinale enorme, infatti la maggior parte dell'ottanina
intestino regola proprio lo svuotamento dei visceri, quindi come l'istamina, se ne parla solo per allergie, in realtà l'istamina poi serve per la produzione di HCL, insomma fa tutt'altro, è un vasodilatatore, fa tutt'altro, non un mediatore infiammatorio, non solo allergico. Quindi c'è questa funzione che è netta e che fanno anche gli EA, perché comunque contengono i BCA. Quindi noi possiamo sfruttarla nei momenti clou, magari di una competizione sportiva prestazionale, e quindi usciamo dal bodybuilding, stando attenti soprattutto a non farlo su base costante, non farlo per esempio la sera, magari sono soggetto ansioso, molto male sulle donne in generale, li ho visti. E poi possiamo sfruttarli come fonte energetica per gluconeogenesi. E giustamente Ludo ha detto usiamo i carboidrati. Allora adesso vi svelo dove io li faccio usare. Li faccio usare solo a quei pochi che mi sono rimasti, perché seguo ormai quasi solo bodybuilding, atleti di endurance. Ecco, li vedo molto bene. Li faccio usare solo il giorno della gara o solo il giorno del lungo, magari del sabato o domenica, dove fanno quelle uscite da svariate ore, a dosi anche generose. 5 grammi ogni mezz'ora, comunque per arrivare anche a 20-25 grammi totali nella competizione, non oltre, perché dopo si va veramente alti. E perché sfruttarli? Perché, e qui vi svelo una parte del mio mix per gli atleti di endurance, noi abbiamo pensate soprattutto alla bici, cioè dove l'atleta può assumere, perché finché corre è un po' un casino, perché può portare due borraccine da 125 ma non tanto di più mentre corre, no? Pensate al ciclista, quindi possiamo portargli tutto quello che vuole, può portare borracce. Dobbiamo dargli energie rapide, quindi glucosio, maltodestrina, ciclodestrina, è comunque una fonte di glucosio. E vabbè, gliene possiamo dare X, perché a un certo punto quello è, non gliene puoi dare delle tonnellate, no? Cosa possiamo dargli ancora che viene assorbito leggermente in maniera diversa e poi avrà un trasportatore interno diverso? Un po' di fruttosio. E qui uno che lo fa usare nel bodybuilding è per esempio Scott Stevenson, penso per lo stesso motivo. E quindi praticamente riusciamo a dare un pizzico di energia anche entrando dall'altra parte e fondamentalmente se lo beccare il fegato, perché siamo in una situazione di deficit. E a questo punto abbiamo finito le carte. Beh, no, possiamo giocarci ancora i ramificati. Butto anche i ramificati, così ho buttato degli aminoacidi che ancora se li sfrutterà probabilmente il fegato come gluconeogenesi, e intanto ho inibito la serotonina. Quindi l'atleta si sentirà meno stanco. Poi in realtà... però. Cosa? Questo in che percentuali? Cioè, nel senso, in percentuale di performance nell'endurance. Se io assumo BCA o non li assumo, qual è la differenza? No, cioè, a livello proprio pratico. Cioè, l'atleta va più forte, si stanca meno. Okay. O perlomeno è una finta sensazione di stanchezza meno, la percepisce meno. No, c'è, te lo assicuro, qui c'è. Cioè, proprio l'ho testato su molti atleti. Però chiaramente è un po' come il gioco della caffeina. Quando è che puoi giocarti la caffeina il giorno della gara di stacco e il giorno del match di box? Se l'hai staccata prima, quindi è chiaro che non gli defosa sempre, sennò questo inibito la serotonina per un po' e uno non lo percepisce e due magari gli ha fatto pure casino sul sistema. E quindi tu hai glucosio, fruttosio, BCA, poi potresti giocarti, però lì ho sperimentato poco corpi chetonici, un po' di MCT su gare molto lunghe, però delle microdosi. Però fondamentalmente invece quello che è glucosio, fruttosio e BCA li puoi giocare molto bene su attività di endurance. A questo punto vi ho quasi regalato la formula, manca solo una cosa, questa non la dico. Avete fatto casino, no? Nel senso che adesso noi abbiamo fatto andare una teta più forte, ci avrà un problema. Dal momento in cui gli date più carboidrati, questo vale anche per il bodybuilding, questo produce più acido lattico. E adesso dovete risolvere l'enigma, cioè nel senso che poi dovete pure tamponarlo, vi ho già dato la soluzione, dovete pure tamponarlo sto cazzo di acido lattico, perché sennò voi avete messo quasi, c'è qualcosa di più forte, più immediato. Quella sì, un po' te lo fa, l'ho fatto usare, però quella devi accumularla per settimane almeno. Bicarbonato. Bravo, devi giocare al bicarbonato, però adesso non vi dico tutto, no, il segreto, aspetta. Che però dopo c'hai sodio potassio, te lo puoi giocare, perché dopo è diverso, ok? Però il bicarbonato dà un sacco di stress intestinale, perché le dosi devono essere elevate. Ce la fai. Però devi capire quanto potassio e quanto sodio usare. Io avevo provato col bicarbonato. Avevo fatto un tentativo. Quello di sodio dà molto fastidio. Devi giocare molto bene il rapporto sodio-potassio e lo faccio differente per chi è, per come è a dieta, quindi se lo sto gestendo come dieta, come io comando meno, e quindi so anche quanto sodio assume nella dieta, e anche per la stagione.
tendenzialmente avrà più sodio in inverno e meno in estate. Quindi sì, però una volta che avete gestito l'equilibrio, avete fatto delle prove prima, quindi chiaramente non hai lo stress gastrointestinale perché hai già provato, sai se la teta regge o non regge, puoi giocartelo. Ecco, io vedo i BCA lì, in queste situazioni qui. Guarda caso, ho trovato uno studio, per tornare sul bodybuilding, che citava un po' l'uso simile a quello, diciamo, degli EA nel pasto. Ecco che se ho un pasto con delle proteine, una piccola dose BCA potrebbe aiutare un pochino, ma perché poi ho già tutto il pool. Perché veramente negli studi che ho trovato, che mi sono dato a leggere, perché in realtà che non funzionassero l'avevo già capito empiricamente, però per cercare di capire un po' più proprio a livello scientifico, il casino è che quando dai tre ramificati tu hai questo innesco iniziale di sintesi proteica, però poi proprio il fatto che è partita, c'è una depressione degli altri che arrivano in quella fase lì di digiuno, fondamentalmente tra allenamento, solo dal breakdown delle proteine. Ok, dal bravissimo. Esatto. E quindi praticamente succede che in realtà la vai a ribloccare perché hai creato un delta troppo ampio, sì. No, tra la concentrazione di questi tre e gli altri sei che mancano. No, è esattamente quello il discorso per cui... Quindi vai proprio a sbilanciare l'equilibrio. Ed esatto. Ecco che anche, poi magari ne parliamo in un altro podcast, anche gli EA... è relativamente rischioso usarli così, il pool deve essere proprio giusto, o anche in questo caso gli EA, come diceva Tur, guarda caso che qualcosa ne capisce, li vedeva bene appiccicati ad un pasto completo, ecco che allora magari sì. Sì, io infatti adesso per esempio li faccio, sto lavorando molto con proteine basse e essenziali per dare la botta alla protosintesi, e li faccio prendere perché le proteine basse ho ridotto soprattutto le fonti animali, e tra parentesi da fare, logicamente io me lo posso permettere a livello gastrointestinale, nel senso che riesco a gestire molto bene le fonti vegetali, e nei pasti in cui ho o soltanto cereali, per dire avena e frutta, oppure ho cereali e legumi, ci metto gli essenziali a completamento. Fantastico. Quindi, al posto di metterci la carne, 8 grammi di essenziali. E vedo ad esempio un discorso che ho rivisto su tantissimi atleti, la midsection. Hai notato un tempo digestivo più corto rispetto alla proteina? Cioè digerisci prima il pasto? Secondo me no, perché ci mangio molti legumi e cereali. Okay, quindi c'hai delle fibre. Sì, molte fibre. Non mi dà fastidio, non ho di stress, però ecco, a me i legumi ad esempio saziano tantissimo. Cioè bastano pochi per sentirmi veramente molto sazio, però no, non ho riscontrato differenze proprio perché io metto i legumi, però ecco ad esempio ho fatto dei tentativi di pre-workout nutrition in cui ho usato solo essenziali, quindi sia nel pre che nell'intra che nel post, e là ha tanti benefici gastrointestinali, perché io ho un po' il problema che avendo una motilità gastrica intestinale molto lenta, io il pre-workout è sempre un dramma. E cioè delle volte mi sento intasato, quindi molto spesso vado a digiuno, quindi là ho visto che utilizzare solo essenziali per me fa una bella differenza, e adesso mi sto trovando bene perché ci stiamo allenando un po' più tardi e li utilizzo essenziali intra, perché di nuovo per quanto io vada a mangiare prima, comunque se usassi soltanto ramificati ci sarebbe quella discrepanza di cui dicevamo, quello squilibrio, per cui gli stai dando soltanto tre, quindi per quanto vuoi cercare di incentivare la protosintesi, perché la differenza è, allora, un conto è andare a prendere, fare un pre-workout veramente molto vicino all'allenamento che contiene proteine, che molti riescono a gestire, cioè molti mangiano mezz'ora, un'ora prima, uno shake di proteine e qualcos'altro, no? In quel caso tu c'hai tutto il tempo di, cioè le proteine nel frattempo sono andate nel torrente ematico e quindi c'è tutto riversato, per cui BCA durante l'allenamento possono essere un piccolo booster. Però non ne vedo il senso perché già c'hai le proteine con la leucina necessaria per stimolare la protosintesi, quindi non la vedo. E l'altra idea era quella del, ok, aspetto quelle famose 2-3 ore di picco per ristimolare la protosintesi, però in 2-3 ore il turnover amminoacidico inizia a calare, quindi crea uno squilibrio di BCA. Quindi io no, BCA, sì, veramente io li uso solo per sport di endurance, sì, ma sì, perché... Sì.
rischi veramente di far più casino che altro. Già gli A non sono facilissimi da gestire, però i BCA proprio li vedo, però li vedo bene in questa cosa, quindi cioè, non voglio dire i BCA non servono niente, secondo me non servono nulla, perché li abbiamo sempre usati, ecco. Servono per altro e lì ho veramente una grande efficacia, quindi lì sono molto felice di usarli. Bodybuilding veramente no, e quello che potrebbero contestare è quella, io dico, finta sensazione di recupero è data proprio dall'inibizione serotonina, sei più attivo. Però è una finta sensazione di recupero, cioè tu ti senti meno stanco, ti senti più attivo, perché poi inibire la serotonina, e qui torniamo sul sistema nervoso autonomo, eccetera, eccetera, comunque ti tiene più verso il sistema simpatico. Quindi in realtà anche il processo infiammatorio di recupero viene parzialmente inibito, quindi tu avrai un DOMS un po' più blando, eccetera, ma non è detto che per volta sia un bene, quindi è veramente un po' una finta sensazione. Invece li vedo molto bene sull'Endurance, quindi oggi vi ho detto la mia su questo. Ma per esempio, pronto per le legnate. Se una persona magari si trova bene con una dieta chetogenica, potrebbe avere senso a livello energetico assumere degli BCA? Allora, intanto vorrei vedere se è una vera chetogenica, perché vera chetogenica che va in chetosi, che c'ha pochissime proteine. Sì, quindi quello dico io, perché se tu avessi, come abbiamo già detto, abbastanza proteine, quindi non è più una chetogenica ma bensì una low carb, non ti servirebbe più, perché comunque tu hai già tutta quanta il pool aminoacidico di quella. No, ma anche se tu hai una, è per quello che, cioè, perché spesso io sento parlare di chetogeniche, ma in realtà non sono chetogeniche, sono delle zero carbo, che io ho fatto. Se c'hai 300-350 grammi di proteine, tu in chetosi via non ci vai. Sì, ma io parlo proprio perché il fegato fa il suo. Allora, l'unico problema è questo, e non se ne parla mai, ed è il discorso dell'insulina. Gli aminoacidi, BCA, gli essenziali che contengono i BCA, ma anche le proteine, soprattutto del latte, sono fortemente insulinogeniche, quindi bisogna andare a capire la quota che tu vai a integrare se rompe le scatole dal punto di vista insulinico in chetogenica, cioè inizia a buttare 10 grammi di BCA, io butterei degli A a priori, proprio il discorso di prima, che almeno so che ho buttato gli essenziali e il corpo può costruire il pool dei mancanti. Il punto è capire se ne sto buttando talmente tanti che la stimolazione dell'insulina e la gluconeogenesi mi vanno a interrompere un pochino la chetosi. Se sei in chetosi vera, non sono 10 grammi di BCA che ti portano chissà dove. Però se inizia a dire ne uso 30-40 grammi al giorno, perché chiaramente ne voglio tirare fuori energia, allora a questo punto userei piuttosto, a dire la verità, userei delle proteine. Però se proprio degli EA, sì. Però attenzione che non se ne parla mai, gli aminoacidi sono molto insulinogenici. Nel senso che l'insulina può fare dei picchi o fare dei plateau. La proteina è relativamente poco insulinogenica, perché tende a fare un plateau, quindi non fa uno spike come fa un carboidrato, uno zucchero, un altro indice glicemico, no? Però anche la durata di questa curva insulinica ha un peso nella giornata. E se, per esempio, ne abbiamo parlato tante volte con Ludo tantissimi anni fa, mi cita sempre una mia vecchia frase, se ho un atleta e questo mangia, c'è una buona sensibilità insulinica, a me spaventa di più il plateau dell'insulina che il picco, perché questo ha tanta sensibilità insulinica. Sul sedentario no, allora concordo con tutto il pianeta Terra che ti dice basso indice glicemico, teniamo giusto insulina e buonanotte, perché se fa lo spike fa un disastro, si addormenta, tutto verso gli adipociti e buonanotte, no? E poi tutta quella che è la sindrome metabolica, diabete tipo 2, eccetera, eccetera, se si sfocia. Però l'aminoacido o la proteina del latte, soprattutto l'idrolizzata ancora di più, tende a fare uno spike che come tempo è più simile a un carboidrato, cioè è breve, però non ha l'ampiezza, cioè non ti crea tutta quell'insulina, però è breve, è durata. Quindi io, per esempio, l'avevo fatto usare ad un atleta che cenava tardi e gli davo solo carbo e A, perché comunque volevo uno spike insulinico, però volevo che lo spike si chiudesse e che poi durante la notte possibilmente avessimo la stimolazione del GH, tutti gli ormoni notturni, la melatonina, la serotonina, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è anche un discorso di timing dell'insulina. E quindi quel pasto lì cosa lo faceva? Lo faceva riso in bianco e basta, non aveva fibra, non aveva grassi, perché io volevo uno spike che si chiudesse. Proprio il classico post-workout. Quindi è sempre un po' come si abbinano le cose. La chetogenica in generale a me non piace, non la vedo applicabile, se non, e qui concordo con un mio professore universitario, per massimo 12 settimane su paziente obeso, grave o bariatrico, quindi magari che ha fatto un intervento, eccetera, allettato. Cioè del tipo vita al limite, per capirci. Cioè c'è uno che
si alza giusto per andare al bagno, chetogenica 12 settimane, però 12 non tanto oltre, perché altrimenti perdi 60 su unica calorie. La chetogenica ti rende veramente una persona brutta, cioè proprio senza vita proprio, cioè sei un cadavere che cammina e non te ne rendi nemmeno conto qualche volta. Vedo, cioè, dover andare in chetogenica puoi fare una zero carb, sì, no, cioè, nel senso che una sorta di metabolica, un discorso più generale per fare un discorso un po' più generale, perché comunque magari ci sono delle persone che si trovano bene in chetogenica, se la vogliono fare. Ma io ti dico, tanti che dicono di fare la chetogenica per realtà sono a zero carbo, che è ben diverso. Io, per dirvi, avevo provato tantissimi anni fa la metabolica stile di Pasquale proprio, e ne avevo anche parlato estremamente bene, per poi rimangiarmi quasi tutto. Quando l'ho riprovata, non tantissimi anni fa, credo 4-5 anni fa, cosa è successo? È successo che io ho la glicemia che stava tra 100 e 110, punto, senza carbo da settimane. E addirittura mi scendeva 100 postprandiale, a riposo c'era 110. Cioè, su di me, con un soggetto a forte attivazione simpatica, eccetera, eccetera, che funzionava a carboidrati da anni, il tentativo a zero carbo faceva sì che il fegato convertisse tutte le proteine e mantenesse la glicemia a 300 e 110 fissa. Al che, dopo aver provato un po' di glicemia, ho detto, boh, tanto non sta funzionando, ho rimesso i carbo, glicemia è tornato 80. Ok? Perché dopo c'è soggetto e soggetto, e c'è soggetto in un momento della vita che poteva essere 15 anni fa io, e soggetto diverso, no, 15 anni dopo. Quindi ci sono tante cose che vanno giocate. Poi attenzione che quando si va a zero carbo, su cui divaghiamo, c'è una si sente bene, perché ha sempre le sue renali attive, quindi non c'ha mai down. Però non avere mai down vuol dire non avere mai il picco. Esatto. Quindi tu viaggi sempre al 70% di te stesso, e ti sembra di stare bene. Questo è anche quello che riscontri con la chetogenica, dove tu praticamente è vero, non c'è mai fame, però non c'è nemmeno mai energia, ma nemmeno te ne rendi conto. Sei sempre in una via di mezzo. Sì, perché l'attività simpatica è bella alta, quindi non ti rendi conto neanche, cioè ti senti bene, tra virgolette, però poi sei inabile a vivere. Non è solo legata alla mancanza del carboidrato dal punto di vista energetico, è anche legato al discorso di pressione sanguigna, cioè noi stiamo riducendo il plasma e quindi a priori l'adrenalina per mantenere la pressione, quindi c'è comunque una sovrattivazione simpatica, ed ecco che lì ho quelli che vanno veramente in burnout pesante, perché poi cosa si fa? Ci metto pure un caffettino, ci metto il BCA o le AA. Vai, ho anche bloccato la serotonina e ho stimolato le sue renali ancora di più. E lì ho visto dei burnout forti delle sue renali con le zero carbo stimolanti. Un'altra domanda. Quando ti è mai capitato prima cosa che ti venisse magari un atleta o comunque una persona che aveva fatto comunque una chetogenica o comunque una zero carbo? Con dei problemi, quindi derivati da una zero carbo o da una chetogenica, e se sì, in quanto tempo sei riuscito a... Sì, per esempio, uno neanche troppo lontano, si sentiva bene, andava da Dio, classica colazione a uova e pancettina, cose di questo tipo. Gli ho detto, fai l'analisi del sangue. Da lì mi ha scritto, rifammi la dieta, mi ha detto. Perché c'è il soggetto che va a zero carbo e il fegato gli produce poco colesterolo, e quindi quello che introduce si salva, anche se mangia tra virgolette fonti ricche in colesterolo animale e fonti di grassi animali, però una buona parte delle persone con le chetogeniche un pochetto zero carbo, un pochetto spinte sui grassi saturi animali, ha delle... Allora, se è un atleta che si allena, eccetera, vai da un mese a tre mesi per sensibilità insulinica, eccetera. Però se è messo bene, un mesetto fai un bel reset, se no ci metti fino a tre mesi, assolutamente. E per fare il reset comunque porti i grassi parecchio bassi, immagino, e spingi sui carbo. All'inizio sì, proprio i grassi quasi non glieli fai vedere. E stai molto su fosfolipidi e poco olio d'oliva, cioè grassi insaturi, comunque olio vegetale, per forza. Tenendo sempre un... Dichiarazioni di magari di sì, quella sempre, e poi quel carbo vai a salire fondamentalmente, e gli abbassi pure le proteine, quindi praticamente all'inizio a medie proteine, medi carbo, grassi quasi nulli, poi lentamente riabbassi le proteine, alzi i carbo, e quando è tutto a posto giochi un po' sui grassi. Questo è un po' quello che ho fatto, però sì, ci vuole del tempo purtroppo, ma l'ho vissuto su me stesso, quindi c'è una cosa che ho imparato a fare su me stesso. Bene ragazzi,
Io direi di finire qua, se no non me le carica. E vi ringrazio a tutti quanti. Andre ci è venuto, ci ha fatto l'onore. Comunque, ragazzi, cioè, bello averla fatta l'onore. Voi avete fatto l'onore. Io, per una volta che stavo a casa, io li vedo tutti, li seguo tutti. Un'altra volta mi sono collegato pure, ma è morta lì la connessione. Stavo fuori sede, diciamo così. Comunque, io vorrei fare notare il fatto che vivo da solo e che sono single. Guardate come ho lavato il cuscino. Hai messo un po' di ipoclorito. Me ne sono accorto adesso, considera. Vabbè. Bene, quindi nel caso siete interessate, Federico è single. Io sono single, ragazzi, mi serve soprattutto qualcuno che mi aiuta a lavare la biancheria e tutto quanto. Esatto. Poi tra l'altro te stai in Inghilterra, da te puoi prendere la cittadinanza, quindi quello sì, ragazzi, cioè io mi sposo, mi faccio prendere anche la cittadinanza. Cioè la Brexit ormai è l'unica che potete giocare, sì, cioè, cioè voi vedete qua il top è un dare avere, capito? Quindi scrivete in DM, scrivete nei commenti qua sotto. Bene. Tu dai, ragazzi, immagini te lo trovi veramente il commento, cioè, dico, ma tu te lo trovi veramente il commento lassù, non si sa mai. Pagherei per vedere l'evoluzione di questa storia adesso. Tra 10 anni, ma vi ricordate come Fede, che ne so, e Marisa si sono conosciuti? Sì, adesso guarda, sono sposati, 3 bambini, un cane. Adesso guarda, i cuscini di Federico non sono più triplicolore. È assurdo, noi ci scherzavamo. Dopo avrei altri problemi, però chiedi ad Andrea che... Bene. Ragazzi, è stato un piacere, come al solito. È stato un piacere. Ragazzi, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie Alberto, grazie a Fede, grazie Ludo. Grazie Andrea, ciao.